L'argomento del momento è: se io ho un immobile vecchiotto e non ristrutturato, con una bassa classe energetica, potrebbe l'Unione Europea vietarmi di vendere l'immobile? Allora, inizialmente il 24 di gennaio doveva approdare al Parlamento europeo la discussione su questa direttiva europea che va ad imporre che gli immobili siano ecosostenibili. È stato tutto quanto rimandato al 9 febbraio perché sono arrivati centinaia di migliaia di emendamenti e molti segnali di criticità anche da parte della popolazione. Ma che cos'è che prevede questa eventuale bozza, appunto, che arriverà al Parlamento europeo il 9 febbraio? Sostanzialmente, se lo andiamo a vedere dal punto di vista tecnico e legale, è un esproprio della proprietà, perché la proprietà privata è un qualcosa di intoccabile dal punto di vista costituzionale. Però ci viene detto che se non andiamo ad agire su quelli che possono essere i consumi energetici di un immobile, moriremo tutti, e quindi sostanzialmente visione catastrofistica di quello che è un domani. Adeguatevi, spendete i soldi per far sì che gli immobili diventino efficienti dal punto di vista energetico, o se no sono fatti vostri, non vendete più la casa e probabilmente non l'affittate più. Allora, l'aspetto dell'affitto sembra che in questo momento siano in trattativa, venga tolto. Quindi probabilmente ci sarà un divieto a vendere entro una data che vi andrò appunto a comunicare nel momento in cui la bozza non sarà più bozza, ma sarà appunto diventata direttiva. La guarderemo tutti insieme, la leggeremo tutta, la andremo a guardare nel dettaglio in modo da non avere sorprese. Quindi può l'Unione Europea andarci a vincolare, dire tu non vendi un immobile se non vai a riqualificarlo dal punto di vista energetico? Allora, adesso andiamo a vedere prima di tutto come sarà la bozza e come uscirà appunto la direttiva. Però la direttiva effettivamente è molto stringente. Tenete in considerazione che il quasi 70% degli immobili presenti sul territorio nazionale dovranno essere oggetto di intervento per far sì di permettere di fare il salto di classe. Poi vi voglio portare al ragionamento. Molti parlano, ma come facciamo a ristrutturare centri storici e borghi? Allora, nella maggior parte dei casi, i centri storici e i borghi possono essere un problema secondario e minoritario, poiché hanno delle pareti da 60, da 1 metro, quindi basta poco per fare il salto di classe. Quindi i doppi vetri, magari già ci sono i doppi vetri, vado a sostituire la caldaia, magari metto una pompa di calore, e si va a cambiare quella che è la classe energetica in maniera abbastanza semplice. A me è quello che spaventa, ed è quello che effettivamente porterei a ragionare perché i telegiornali non ne parlano, sono le periferie. Le periferie delle città come Torino, come Roma, come Milano, perché sono periferie costruite negli anni 50, 60, 70, quando dal punto di vista energetico l'efficientamento era pari a zero. Sono quelle classiche case che hanno la categoria energetica G, quelle sono un problema. Perché se noi ci troviamo di fronte a questo tipo di abitazioni, dovremo andare a riempire l'intercapedine o magari creare cappottino termico, se non hanno infissi doppi vetri non andare a creare infissi doppi vetri, il tetto magari perde perché è un tetto a vista e devo andare a coprire quello che è il tetto, mettere un materiale isolante sul soffitto. Diciamo che crea effettivamente una spesa grossa per poter andare a vendere quel tipo di immobile. Ora, andiamo a fare un ragionamento. Se ascoltiamo quella che è la bozza che è uscita adesso da poco, e noi in Italia dovremmo andare a ristrutturare 9 milioni di case. Tenete in considerazione che con il 110% sono state ristrutturate all'incirca 375.000 case e sono stati spesi 65 miliardi. Allora, questo bonus, questo super bonus ha fatto alzare tutte le materie prime, ha fatto alzare tutti quanti quelli che possono essere i costi di manodopera. Immaginate se in 7 anni bisogna andare a ristrutturare 6 o 7 milioni di abitazioni, così come ci chiede l'Unione Europea. È qualcosa di impensabile. Quindi, sicuramente, se dovesse passare questa norma, secondo me ci potrebbe essere un putiferio per il semplice fatto che non ci saranno le materie prime per tutti, i costi per le ristrutturazioni saliranno, e già l'abbiamo visto con solo 370.000 abitazioni ristrutturate, figuriamoci quando ce ne saranno 6 milioni da ristrutturare. Io invito appunto a fare questo tipo di ragionamento ed eventualmente anche magari in sede europea, piuttosto che come associazione di alcuni cittadini, presentare delle istanze per far presente che in Italia questo tipo di norma è semplicemente inapplicabile, poiché sarà impossibile andare a ristrutturare in 7-8 anni tutti questi immobili e far fare questo salto di categoria. Quindi ci troveremo o con un parco di immobili invendibili, e quindi di conseguenza anche questo è un ragionamento, verranno semplicemente tramandati per successione, oppure dall'altra parte, se vogliamo andare a comprare gli immobili, ci troveremo a dover comprare degli immobili green che, siccome saranno pochi, saranno sicuramente molto costosi. Per favore, ditemi cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti. Se avete delle domande, scrivetemi tutto, sicuramente ne riparleremo quando uscirà la circolare 9 febbraio, quando uscirà appunto la direttiva in Parlamento europeo, ne riparliamo insieme, riguarderemo tutto insieme e ne parleremo di nuovo. Per adesso vi mando un abbraccio.